niente Babbo Natale, ma prego venga Babbo Natale, venga Babbo Natale, ma non c'è, ma dove sta Babbo Natale? Eh? Aia! Ma sta là, ma dove sta? È qua! Babbo Natale! Un attimo, no! La barba, si è scordata la barba, dove? La barba, si è scordata la barba! Non è mia! No. Venga giù, ma che fa lassù arrampicato? Non la posso nemmeno toccare, venga qua! Ma non dica parolacce però, venga no, qui, ci sono i bambini che c'è. Ma perché è andato lassù? Perché dovevo scendere, da dove entravo, scusi? Ma dalla porta, c'è tanto di porta, si è arrampicato su, non è pure pericoloso, un po' teggi in allestimento. No, venga non qua. Non mi sono fatto niente comunque. Mi dispiace, si è fatto un po' male. Mi sa che il menisco è andato. Ma noi avevamo preparato l'entrata sua, tanto di musica sotto. La lascio lì un attimo la barba, la prendo dopo. Va bene, sì. Guardi, facciamo nuovamente l'entrata, facciamo l'entrata. Sì, ma non da là, Non da là, da qua. Comodamente, senza stia calmo, facciamo nuovamente l'entrata. Allora, presentatore, lo presentiamo per cortesia come si deve? Signore e signori, direttamente da Rovaniemi, certo un Babbo Natale che mi faccia gli affari suoi. Signore e signori, Babbo Natale! Babbo Natale, per i bambini, Babbo Natale, prego, venga! Oh, oh, oh. Babbo Natale! Oh. Babbo Natale, venga! Ma che musica ha messo? Ma che musica è questa, scusi? Non lo so, purtroppo dobbiamo rottamarla, adesso mancano pochi giorni. Ma che musica ha messo? Babbo Natale, la prima volta che... Prego, si accomodi. Babbo Natale, questa è la sedia che noi di Un'ora Sola Vi Vorrei per le feste abbiamo fatto preparare proprio per lei, per l'importanza. Insomma, è quella che avevo chiesto da contratto, sì, insieme alla birra e i Wuster e i Krauti. Insieme alla birra? I Wuster e i Krauti, ce l'ho da contratto, Ma però, sì, però i Wuster e i Krauti, ma Babbo Natale non beve il latte, cioè era il latte quello. Quei Krauti. No. Ma fa schifo, fa acido, no? No, no. Ma non si mangia. Sì, capisco. Infatti il latte e Babbo Natale lo beve coi biscotti. Ma cioè mi fa schifo il latte, ma anche i biscotti, non lo voglio. Se sai, i bambini lasciano il latte a Babbo Natale. Adesso i bambini sanno che Babbo Natale non beve latte, anche però lasciano lì, è freddo, è ghiacciato. Lei beva il latte freddo e ghiacciato, poi vada sulla zitta con questa giacchina qua, capito? Che poi dopo sente, inizia a fare... Abbiamo capito, grazie. Vabbè, cambiamo discorso. Bambini, abbiamo qui Babbo Natale, grazie. Sì, grazie per essere venuto, perché so che lei è molto impegnato, soprattutto di questi tempi. Sì, però mi fa molto piacere, ho portato i regali per voi, li tiro fuori, ve li faccio vedere? Ma aspettiamo. Un attimo, parliamo. Prima vorrei farle qualche domanda, anche per le curiosità dei bambini, anche noi siamo molto curiosi. Allora, caro Babbo Natale, lei per esempio gira il mondo, no? E quindi parla tutte le lingue. Sono Babbo Natale. Pensate, bambini, e Babbo Natale parla tutte le lingue. Allora, l'inglese. L'inglese. A livello scolastico, scusami, No, per dire. Come me, cioè, scolastico. Francese, invece. Me la cavicchio, diciamo. Sì. Spagnolo, spagnolo è facile perché basta mettere le S alla fine. Beh, non è proprio così, insomma. Così. Tedesco so contare fino a 5. Fino a 5, pensate, bambini. Zwei. Trae, fia, so contare fino a 4 in fino tedesco. Fino a 4, pensate, conosce tutte le lingue, è internazionale. Vabbè, però diciamo che Babbo Natale in effetti parla la lingua è il lappone, lei parla il lappone. Io parlo il lappone? No, è la domanda, faccio io la domanda, lei parla il lappone. Parlo il lappone allora, va bene. Scusi, ma perché lei di dov'è? Io sono di Gnognè. Di? No, io sono dove, sa dove abita Babbo Natale? Lo dica. A Rovaniemi. Vede, io sono di lì, In Lapponia. È in Lapponia, sì, in Lapponia. Perciò lei parla il lappone. Va bene, dai, parlo il lappone, sì. Ma come va bene? Non è che mi deve dare ragione. No, lo posso affermare, io parlo il lappone. Lui parla il lappone, pensate, bambini. E com'è il lappone? Com'è? Bello. No, come lingua. Beh, allora il lappone, per chi lo conosce, chi lo mastica, è una lingua un po' estoppacciosa come il lappone. Allappona un po', è come mangiare un caco in sostanza, capito? Però lei lo conosce. Lo conosce? Sì, lo conosco. Ma il lappone, sono di lì. Allora ci faccia sentire questa lingua così diversa. Magari un,
una frase semplice, ecco, ci dia il buon Natale e il felice buon anno il Lappone. Va bene. Che bello, no, è un bel suono. E questo che ha detto che significa proprio? Buon Natale, buon anno significa. Ah, ce lo fa risentire il Lappone com'è, così lo impariamo. Sì. Zesas Körmes, Görmes, Bröd. Ma è un'altra frase questa, ha detto... Ma perché adesso lei conosce il Lappone? No, non lo conosco. Allora lasci fare, stia zitto, scusi. Poi il Lappone è una lingua che si evolve continuamente. Va bene. Ma tra l'altro lei, mi scusi, dovrebbe firmarmi l'autocertificazione. Che devo fare? Firmare l'autocertificazione. Ma che autocertificazione? Eh sì, perché? No, perché insomma se uno va in giro di questi tempi, dicono, ah, oh, va in giro senza autocertificazione, senza permesso. Sia gentile. Va bene, io lo firmo perché per carità, va bene, mo mettiamo, eccolo qua. Però chi è che firma Babbo Natale? Cioè, firmo io, però di sti tempi, quale pattuglia firma? Ferma, no? Mi è successo già una volta mentre stavo entrando in una villetta e stavo aprendo una porta finestra, solo che era blindata, sì. E ci ho impiegato un po' di più, ho preso l'allarme, sono mica arrivati i carabinieri. Ah, vabbè. Ma perché, scusi, è entrata dalla porta finestra, ma perché lei non entra dalla canna fumaria nelle villette? Sì, ma quel giorno c'era ancora la brace del caminetto, hanno stretto i tubi, non ci passavo, e ho aperto la porta finestra, sono arrivati i carabinieri, ma ci crede? Vabbè, può arrivare perché chiaramente i solerti, quelli delle forze dell'ordine, sono arrivati, però lei avrà spiegato loro che era lì per lavorare, per consegnare certo, i regali. Perché secondo lei mi diverto a andare in giro a a lavorare a Ferragosto. No, e perché? Allora? Come a Ferragosto? Aspetta, come a Ferragosto? Perdoni, che ci faceva lei a Ferragosto in una villetta? Ah, perché a Ferragosto ci sa il periodo migliore, insomma, la gente è fuori città, sono tutti in vacanza e noi possiamo lavorare tranquilli e non essere visti da nessuno. Dai bambini, intendo, capito? Perché non sarebbe neanche bello essere colti in fragrante dai bambini, questa insomma, è una cosa... Colti in fragrante dai bambini? Beh, insomma, non è molto bello, quindi... Poi, sai, noi la raccolta, diciamo, questo tipo di raccolta la facciamo tutto l'anno, anche perché poi va smezzata, ce la dobbiamo dividere noi, Ma in che senso sta con ste mani? Perché lei sta già... sì, in che senso dire. Che voi entrate nelle villette e smezzate i regali con la... Perché, scusi, io non sono da solo, io ho una banda. Una banda? Di elfi. Cioè, lei... Allora, lei entra nelle casette, villette, a schiera a Ferragosto, villette, giusto? Sì. E dalla finestra, da porta finestra, apre perché il caminetto è stretto. C'ha una banda. Lei... È un'intervista o un interrogatorio? No, perché se è così io prendo e me ne vado, mi scusi, No, io sto cercando soltanto di capire la... Per carità, babbo, stia calmo. Io sono venuto qui a portare i regali, se faccio questo bene, se no prendo e me ne vado, perché devo trovare un avvocato? Devo difendermi? No, nessuno sta facendo accuse di nessun tipo. No, perché lei un po'... No, io non volevo assolutamente... Non volevo né offendere né altro, mi perdoni. Anzi, stia qui e mandiamo un messaggio positivo invece ai bambini. Cosa vuole dire Babbo Natale di bello a grandi e piccini per rincuorarli in questo Natale? Ecco il messaggio di Babbo Natale. Allora, diamolo questo messaggio molto bello a tutti. Allora, è importante che noi si sia tutti positivi, dentro, come spirito essere positivi. Questo è fondamentale. Perché dobbiamo essere forti, dobbiamo resistere, perché Babbo Natale che mi dice che è tutto uno schifo, ma non si può andare avanti così. Stava andando tanto bene. Ma no, ma fa schifo. Ma che tutto. Messaggio è per è i bambini? Brutto. Anche la musica è brutta perché tu sei brutto, non si può andare avanti così. Ma gli aiuti, ma che è vita questa? Ma non no, si ma si calmi, Babbo Natale, si calmi, madonna, stia calmo. Ce la faccio. Ma mi scusi, viene qui così arrabbiato, ma lei è stressato. Dovrebbe dare una ventata di gioia a chi sta a casa, quelli già poveracci a casa già stanno tanto male, lei dovrebbe portare pace, serenità. Perché? Ma lei è Babbo Natale. Ma chi se ne frega di Babbo Natale? Vabbè, io sono come tutti gli altri, sono anch'io ho patito la sofferenza del lockdown. Io per cercare anche di non scoprire la mia copertura, diciamo, sono andato anch'io a New Miami veramente a vivere in una capannina 6x6, un freddo della miseria. Una banda di deficienti, sono gli elfi, ridono e basta, cucinano soltanto biscotti di zucchero, i denti marci a furia di mangiare lo zucchero, lo zenzero e tutto, basta. Qualcuno ti dice anche, ma tu c'hai le renne che ti tengono compagnia, le renne, le renne, che rapporto puoi avere con una renna? Le renne, che animale è la renna? La renna è un animale... Un cane, lo chiami, arriva a scodinzola, il gatto lo accarezzi, fa le fusa, la renna, a parte che c'è la faccia di un animale che non sa neanche dove cazzo si trova, quindi lo saluti, fai ciao, lui fa... Ma sono renne, quelle che ne sanno, quelle... non ma hanno studiato le renne. Ci puoi pulire il cofano della macchina, ma non va bene perché insomma c'è anche le corna, te la riga. Voglio bere uno spritz, un gingerino, qualcosa. No, guardi, non ci abbiamo niente, mi dispiace, siamo in diretta, non ci abbiamo niente. Guardi, prendo quelle cose che ho preso in albergo, le ho rubate, beva anche lei.
Ma non posso, non si beva, può... dai, ma sono distrutto! Vabbè, non c'è incazzi! Ma che compagnia, Babbo Natale, su! Madonna mia, io non manco lo volevo fare questa intervista. Mamma mia. È forte, oh. Ah, va molto meglio. È buona. Ma che albergo è? Dove le danno queste bottiglie? Buona, eh? Non è male, perché sa all'inizio un po' così. Porca miseria. Meglio. Buona, ammazza. Qui c'era un'altra. No, finite, purtroppo. Buona, porco Giuda. Ti è, beh, ma che c'è dentro? Che c'è? Dentro al sacco, che c'è dentro? Ci sono i regali. I regali. I regali. I regali. I regali. Babbo Natale. Ah, ragazzini, Babbo Natale ha portato i regali. Eccolo qua. Eccolo là, un bel regalo. Per me. Sì. Una radio. A parte che è un po' vecchiotta, che è degli anni 80. C'è tutto, però... il frontalino, tutto, AM/FM. Mi pare strappata, cioè i cavi strappati, questo qua. Da dove viene? Questa deve essere svedese, credo. Era una Volvo, quindi no, credo sia... Una Volvo? Però guardi, io già ce l'ho, la radio in macchina, è integrata nel cruscotto, le non serve? Mi serve. La no, ma la rivende, no? La rivende, no, a qualcuno? Mi dà 30 rivendo, euro? Mi dà 30 euro, non è un pure problema. 30 euro? Ma, sì, ma no, ma che regalo è? Che devo dare pure 30 euro? Non lo voglio. Babbo Natale ha portato i regali. Per la figlia, ciao bambini, ciao! Mia figlia, Martina, che bello! Ma c'è l'antitaccheggio questo qua. E che palle però. Ciao, oh, bambini, vado a letto. Ciao, ciao. Bambini, vado a letto. Allora un bel regalo per sua moglie, un bel pensiero questo qui. Beh, mi dica che non va bene questo, mi scusi. Una borsa. Beh, che scena che fa. Per Flora. Sì, ma grazie, non doveva. C'è pure la coccardina, sì. Che bello. Non vorrei aprire. Ma no, lo faccia, apra, apra. Perché ci sarebbe stata una scatola bene, però vabbè, è già aperta. Ma qui c'è... Ci sono delle cose dentro, sì, un accendino. Sì, c'è tutto, già tutto pronto, così non deve comprare nulla. C'è il rossetto, qui c'è... Sì, già usato, c'è testato, diciamo. Ma c'è un portafoglio dentro. Sì, l'ho già preso i soldi, lo può buttare se vuole. Ma come ha tolto i soldi? Ma che scherziamo? Ma ci sono i documenti dentro. Documenti, questi li mettiamo nella casella delle poste, così fa anche un bel gesto, non è male come cosa. Anna Lucia, ma che... Sì. Ma come Anna Lucia? Ma sa che figura? Mi dà 50 euro per il regalo, non ci penso. Ma questa più. È roba rubata, ma che sta facendo? Ma ci mette un fiocco, neanche se d'accordo, ci fa un pacchetto. Ma che metta un fiocco? Ma lei si deve vergognare, ma lei viene qui, viene, lei un lato, lei va delle villette, entra dalla porta finestra col piede di porco. Piano, ma io la denuncio, lei deve andare fa, via, lei? La denuncio, ma vado, chi dai denunci vado dai carabinieri e spiffero sì, tutto, spiffero certo, tutto. Vada via di vai qua. Vai dai carabinieri che ti sei bevuto l'alcol e dire, devo denunciare Babbo Natale. Ah sì, denuncia Babbo Natale. Io la denuncio. Io personalmente soltanto Babbo Natale, no, anche gli elfi, vada da io la denuncio, lei faccia così lo spiritoso, vedete se non la denuncio. Ma domani torni sul giornale, Babbo Natale, vado io la porto in galera, ma vai a Brignano, lei in galera deve andare, lo dico io, vai perché c'è un